Buonasera e ben arrivati a un'altra puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata all'Arezzo Calcio Femminile, al settore giovanile dell'Arezzo, anche se poi questa sera, tra poco, subito in apertura, faremo un piccolo preambolo, visto che oggi l'Arezzo, la prima squadra, ha giocato e vinto in Coppa Italia, ma intanto andiamo a salutare Elettra Fiorini dell'ufficio Buonasera. stampa dell'Arezzo Calcio Femminile, che non ha giocato nell'ultimo weekend. Campionato fermo che riprende nel prossimo weekend con la trasferta di San Marino, quindi faremo un po' il punto. Tra l'altro ci sono belle notizie anche che arrivano dalle formazioni giovanili dell'Arezzo Calcio femminile. Poi c'è questo evento, ormai ci siamo, Eh questa sì. sfida attesa, questa partita che vedrà protagonisti anche i giornalisti, gli amministratori e l'Arezzo L'Arezzo Calcio Calcio femminile. femminile. Ma tu sarai in campo? No, tu no. No, 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 no. io porto le Poi ce ne borracce. parla, mi sembra un ruolo da non sottovalutare vista la situazione, Giustamente. la precaria condizione fisica, credo almeno dei giornalisti. Poi ovviamente la Gazzetta Femminile, credo che farà, penso, dominerà forse questa serata. E poi vado a salutare Giacomo Gorgoni, che è l'allenatore degli esordienti B. Questa sera ne abbiamo Buonasera a tutti. tre, benvenuti, poi dopo vi verremo a conoscere. Però cominciamo da l'Arezzo, facciamo questa piccola incursione nell'Arezzo prima squadra. Saluto Matteo Marzotti, ciao Matteo. Ciao Fabio. Allora, tu eri a Prato quest'oggi, l'Arezzo ha giocato la gara di Coppa Italia, l'ha vinta 2-0. Che partita è stata? Beh, è stata una buona partita, soprattutto per il fatto che Sottili voleva delle risposte per la parte dei giocatori che qui hanno trovato nello spazio e, come lui stesso ha detto a fine partita, da chi aveva avuto qualche problema fisico. L'Arezzo ha dominato l'incontro, il Prato ha creato pochissimi, se non nessun pericolo per Borra. È stato interessante anche l'esperimento di questo 4-3-3 con cui l'Arezzo ha utilizzato, insomma, c'è stato questo incontro con Erpen prima punta, Bearzotti e Grossi. Proprio Bearzotti, che aveva segnato all'esordio, era stato poi ospite anche a tutto campo, è andato in gol, ha sbloccato l'incontro e poi nella ripresa non è accaduto granché fino al momento del gol di Grossi, che poi ha chiuso l'incontro. Anche oggi c'è stato 2-3 minuti in cui l'Arezzo ha un po' sofferto in difesa, però davvero pochissime le incursioni del Prato nell'area di Borra, e quindi insomma un Arezzo che supera il turno. Il 2 novembre affronterà tutto poi al Comunale. Unica nota stonata è il fatto che subito dopo il gol di Bearzotti, De Feudis ha chiesto il cambio per un problema fisico che dovrà essere valutato, e questo ovviamente incide soprattutto per il fatto che lunedì ci sarà il derby con il Livorno. Assolutamente. Ci lasciamo, tu credo ci hai inviato l'intervista a Sottili, era soddisfatto quindi. Sì, Sottili soddisfattissimo, proprio come ti ho detto, per il fatto che ha avuto risposte non solo da chi ha giocato meno, ma anche da chi era reduce da problemi fisici. Contentissimo, come puoi immaginare, Bearzotti, perché ci sarà anche lui nelle interviste per questo gol che ha dedicato alla famiglia. Ha detto, tra l'altro è stato molto interessante quello che ha detto, perché ha detto: mi rendo conto che in una squadra come l'Arezzo, con tanta qualità, soprattutto in un ruolo come il mio, è inevitabile che io possa stare anche in panchina, l'importante è che mi faccia provare pronto. E poi c'è stata anche la prima, penso, intervista di Ibrahima Bada quando è ad Arezzo. Penso che ti divertirai a sentirla, perché Bada ha detto: questo Arezzo per me può vincere il campionato. Addirittura. Vabbè. Allora, grazie Matteo, grazie davvero. Poi ci rivedremo nei prossimi giorni. Allora, sentiamo proprio l'allenatore Sottile. Sono state veramente delle risposte, non avevo dubbi, però le vuoi sempre verificare sul rettangolo verde, perché poi quello è il sovrano di ogni giudizio. E sinceramente tanti ragazzi hanno fatto molto bene, sono riusciti ad abbinare una prova di temperamento, perché si è andata a guardare le ammonizioni da una parte e dall'altra. Non è stata una partita, fra virgolette, morbida. Cioè, è stata una partita tirata, dove c'erano in campo
tanti giocatori che magari erano stati utilizzati un pochettino meno in questo scorcio di campionato e che avevano voglia di dimostrare ai propri compagni, ai propri allenatori che si può contare anche su di loro. Per quel che mi riguarda sono stato contento anche dalla risposta di quelli che magari venivano da qualche problemino fisico. Mi auguro solo, e può essere l'unica nota dolente fra virgolette, mi auguro solo che non sia niente di particolare per De Feudis e che sia solo esclusivamente, si sia fermato in tempo e che sia solo esclusivamente un leggero affaticamento sul polpaccio. Sì, l'ha chiesta Giuseppe, ha sentito che gli si induriva il polpaccio, appena me l'ha detto ho voluto subito toglierlo. Tra l'altro era uno dei pochi che avevano giocato domenica, però era anche fra i centrocampisti uno di quelli che aveva fatto meno minuti per i problemi che aveva avuto all'inizio a Lecce, per il problema all'adduttore. Finché è stato in campo ha fatto molto bene, è sempre stato un punto di riferimento per i compagni. Spero che non sia niente di che già da venerdì possa riallenarsi in gruppo. E allora adesso possiamo passare all'Arezzo femminile e all'Arezzo giovanile. Cominciamo, Eletta, prima di parlare di questo evento che ci sarà venerdì, vediamo un attimo quello che sarà il prossimo turno di questo campionato, dove si sono giocate fin qui due giornate. Nell'ultimo turno c'era stata questo primo punto per l'Arezzo femminile con il Gordigi, Arezzo femminile che giocherà in casa della Federazione Sammarinese, poi Padova-Sassuolo, Gordige-Marcon, Perugia-Padova, Imolese-Castelvecchio, Ferrara-La-Saponeria, Vittorio-Veneto, Udinese. La classifica è rimasta sempre quella: Castelvecchio, Vittorio-Veneto e Padova 6, Marcon, Ferrara, Perugia, Sassuolo a 4, Udinese 3, Gordige e Arezzo 1, Padova, Federazione Sammarinese, Imolese e la Saponeria a quota 0. Come questa settimana di pausa può essere stata molto utile, penso? Sì, assolutamente. Comunque la mister Manuela Tesse sta facendo un buon lavoro con le ragazze, ha dei ritmi anche molto serrati, perché comunque non è una settimana da prendere, due settimane in realtà, come riposo, ma assolutamente serve dopo i risultati delle ultime due partite, specialmente per il fatto che comunque siamo riusciti a guadagnare, a conquistare quel punto, anche con un po' di rammarico, perché comunque era un incontro che potevamo tranquillamente portare a casa. Quindi insomma serve mettere i puntini sulle i e ripartire dal 30 di ottobre contro il San Marino in una forma decisamente migliore. Anche perché una nuova allenatrice, nuovo campionato, aveva detto no, probabilmente a dicembre vedremo forse i frutti di questo lavoro. Nuova amalgama anche della nuova squadra, esatto. Perché comunque ci sono stati molti, molti innesti, qualcuno l'avete anche conosciuto nelle puntate precedenti, quindi sicuramente sono tante le variabili che fanno sì che in questo campionato all'inizio si tenda un pochino a zoppicare. Di fatto si è visto che comunque le ragazze sanno giocare bene a calcio, quindi c'è semplicemente da trovare il ritmo giusto, l'incastro giusto e prendere le misure a un campionato che effettivamente conta al suo interno delle squadre di tutto rispetto, molto esperte della categoria. Tra l'altro è un campionato con poche matricole e delle retrocesse importanti dalla Serie A, e sappiamo che insomma nel calcio femminile la differenza tra una categoria e l'altra è veramente tanta. E poi insomma abbiamo visto quello che probabilmente chiedeva, no, Manuela, una maggiore, in chiave maschile si direbbe cattiveria, sì, sotto porta, però effettivamente le occasioni le aveva avute anche nell'ultima partita col, sì, Gordice, anche abbastanza, sì, sì, clamorose. Ha, no? Avuto poi tantissimi corner e punizioni a favore, quindi insomma anche queste occasioni, calci piazzati, devono essere sfruttati meglio. Ovviamente sì, serve quel cinismo che forse la Serie C l'anno scorso non richiedeva, e quindi anche questa è una cosa che va imparata, e soprattutto bisogna imparare a sfruttare bene l'attimo, e oltre ovviamente a lavorare anche sulle dinamiche difensive, perché comunque sia insomma anche la partita precedente, quella con il Vittorio Veneto, benché il Vittorio Veneto sia una squadra quotatissima, candidata alla vittoria del campionato, ha comunque bisogno, insomma c'è comunque bisogno anche di lavorare dal punto di vista della difesa.
Allora, prima però di questo impegno, venerdì ci sarà questa prima edizione di In Gioco per Gioco, è stato presentato ufficialmente in comune. Allora, vediamo questo breve servizio e poi ne parliamo meglio. Arezzo Calcio Femminile, la squadra del Consiglio Comunale di Arezzo e poi il team giornalisti. Queste le tre squadre che saranno protagoniste del triangolare In Gioco per Gioco, in programma venerdì 21 ottobre al campo Lorentini di Pescaiola con calcio d'inizio alle ore 20. Un torneo amichevole che servirà per raccogliere fondi in favore di EMPA e altre associazioni del territorio aretino. Un'iniziativa voluta dall'EMPA e dall'Arezzo Calcio Femminile per un duplice fine: aiutare l'EMPA raccogliendo un po' di fondi a favore del Canile di Arezzo e far conoscere la squadra dell'Arezzo Calcio Femminile a tutta la città. Quindi chi più dei giornalisti dell'amministrazione comunale può attirare gente al campo per una serata che speriamo sia di divertimento, anzi siamo sicuri sarà di divertimento e piacere per tutti. Il biglietto d'ingresso è solo 5 euro, quindi un prezzo più che popolare. Invito tutti quanti a venire al campo e durante la partita ci sarà anche l'estrazione di alcuni premi messi a disposizione da Purina. Quindi tanti buoni motivi per passare una serata bella, divertente e magari pure per prendere un po' in giro i giornalisti e gli amministratori comunali, che di solito sono intoccabili, però stavolta ci si può divertire. Allora, tra l'altro, giornalisti che sono allenati da si Francesca Muzzi, giusto, si stanno allenando. Sì, sì. Anche ieri sera ho visto questa famosa rifinitura a porte chiuse. Posso a dire porte che chiuse, sì, 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 la Francesca Muzzi aveva detto che appunto la rifinitura sarebbe stata a porte chiuse, ma devo dire che hanno una bella grinta. Chi è però l'asso della manica, si sa, di questi team giornalisti? Ma senti, c'è Matteo che fa molto bene, sì. Ma vedo anche Luca Serafini, insomma molto preparato fisicamente abbastanza, sì, sì. E invece degli amministratori cosa si gli sa? Gli amministratori sappiamo poco perché loro hanno svelato veramente molto poco. Sappiamo che il consigliere Egiziano Andreani sarà quello che tiene un po', sì, le fila, diciamo l'allenatore, l'hanno chiamato scherzosamente allenatore. Questa sarà una squadra che effettivamente è una sorpresa e che i giornalisti la temono, quindi questa squadra insomma. E poi l'Arezzo Calcio Femminile sarà magnanimo oppure cos'è, un triangolare? Che cos'è? Sì, è un triangolare, quindi la formula proprio classica del triangolare, le tre partite, e penso che sì, insomma, ovviamente è un evento che deve avere uno scopo ludico oltre che benefico. Sono contentissima perché sia i giornalisti che gli amministratori comunali hanno subito dato la loro disponibilità con grande entusiasmo, si sono subito prestati alla causa. Noi collaboriamo con l'EMPA dallo scorso febbraio, quindi ci sarà anche presente tutto lo staff della sezione aretina dell'EMPA, con ovviamente l'Apo che è la nostra mascotte, quello che accompagna le ragazze in campo durante le partite casalinghe. Allora, appuntamento venerdì alle 20 al campo sportivo Lorentini di Pescaiola, anche per le finalità insomma, che sono state ricordate. Allora, prima di andare in pausa, Giacomo, ci presenti un po', perché abbiamo conosciuto finora i più grandi, avevamo l'altra settimana i giovanissimi, poi abbiamo avuto gli allievi, loro sono del 2005. Sono esordienti B, anno 2005, siamo i più piccoli della società e disputiamo il campionato 2004, quindi siamo sotto di un anno, quindi è un impegno importante, difficile, perché è difficile. Perché incontriamo ogni fine settimana realtà con un'esperienza superiore alla nostra. Noi bisogna ricordarsi che è il primo anno che loro giocano a 11, l'anno scorso giocavano a 7, quindi è un bel passaggio. Eh beh, sì, un bel salto. Ecco, tu è il primo anno che sei all'Arezzo? Il primo anno, sì, che sono all'Arezzo. Che percorso hai avuto? Io ho fatto 4 anni all'Olmo Ponte, società qui di Arezzo, e sono stati 4 anni importanti e belli che mi hanno fatto crescere, maturare. Quest'anno c'è stato questo passaggio, quindi ringrazio principalmente Stefano Saviotti, responsabile di esordiente di Arezzo, che ho avuto modo di collaborarci all'Olmo Ponte. Continuiamo questo percorso insieme anche qui ad Arezzo. Che poi la società ci tiene molto, perché ovviamente si augura che ci sia, no? È un programma poi a lungo sì, raggio, no? Quello, quindi sì. È un'età questa sicuramente importante. Allora, tra poco li andremo a conoscere, le faremo anche il punto dei vari campionati giovanili, ci vediamo tra un attimo.
nuovo insieme. Allora, tra poco conosciamo gli esordienti B dell'Arezzo. Prima vediamo un po' come sono andate le cose nei vari campionati. Anche questa settimana erano praticamente tutte fuori casa con i giovanissimi che hanno vinto, ma partiamo dal campionato Berretti, dove invece è arrivata purtroppo una sconfitta. Qui è anche sbagliato il risultato, che purtroppo i gol sono stati 4 quelli realizzati dal Prato, con forzi della Nina, Marini e Moscardi. Quindi Prato che ha vinto 4-0, Livorno batte Viterbese 2-0, Lupa Roma Tutto Cuoio 2-3, Olbia Carrarese 0-0, Pistoiese Lucchese 1-1, Siena Pontedera 4-1 per questa classifica. In testa punteggio pieno Prato e Siena, poi a 8 la Lucchese, a 7 Tutto Cuoio, 6 punti per l'Arezzo, che sono quelli delle due vittorie in casa, poi Pontedera sempre a 6 punti, a 5 la Pistoiese, 4 punti per Livorno, Gubbio, Carrarese, 3 punti per la Lupa Roma, 1 punto per Olbia e Viterbese. Passiamo agli allievi, che invece hanno perso 2-1 in casa della Viterbese, che era passata in vantaggio con Caon, poi raddoppio di Cavalieri. Per l'Arezzo ha segnato Ricci, è la terza sconfitta dopo quelle con Tutto Cuoio e Prato, dopo che il primo tempo però si era chiuso sullo 0-0, quindi tutto è successo nella ripresa. Gli altri risultati: Pontedera Gubbio 0-1, Carrarese Modena 2-1, Prato Pistoiese 7-2, Siena Lucchese 1-0, Tutto Cuoio Livorno 1-1. In classifica in testa anche qui c'è il Prato a punteggio pieno 15, Livorno 10, 9 Pontedera, Modena, Viterbese e Siena, 7 la Lucchese, 6 il Gubbio, 4 Tutto Cuoio e Pistoiese e 3 punti per Carrarese e Arezzo. Le note liete arrivano ancora dai giovanissimi, che invece a Viterbo hanno vinto 3-1, al 20° il vantaggio dell'Arezzo con il gol di Steccato, poi all'inizio ripresa il pareggio della Viterbese, poi è arrivata la rete del vantaggio con Matteini e quindi il 3-1 che è arrivato poco dopo. Vediamo allora gli altri risultati: Prato Pistoiese 5-0, Siena Lucchese 2-2, Tutto Cuoio Livorno 0-3, Gubbio che ha vinto a Pontedera 2-0, Carrarese che ha perso col Modena in casa 3-0. In classifica Prato, Livorno e Modena 12, 9 Tutto Cuoio, Arezzo, Carrarese, 8 Gubbio, 5 Lucchese, 4 Siena e Viterbese, Pistoiese 3 e Pontedera a 0. C'è non solo il derby della prima squadra di Livorno, perché anche la Berretti sabato, quindi invitiamo anche i tifosi insomma alla nave a vedere questo derby con il Livorno. Allora andiamo a conoscere questi tre amici degli esordienti. Prego, ti puoi alzare, ti chiami? Tommaso Giovane. Ok, ruolo? Alla destra. E sei all'Arezzo da quest'anno? O sì, quindi giocavi in altre squadre prima? Sì. Quali? Arezzo Football Academy. Quindi insomma hai fatto poca strada, sì. Però diciamo così. Allora, come ti trovi? Bene, bene. Ti piacerebbe che diventasse la tua professione, diciamo, fare, sì, il calciatore, sì, da grande? Sì, sì, piacerebbe. È un bel ambiente, ti trovi bene? Sì. L'allenatore in gamba? Perché... In gamba, sì, lo teniamo. Allora, poi... Marco Aurelio. Ok, che mi racconti di questo inizio di campionato? Si è fatto un buon inizio, con anche degli errori, però fin qui sta andando abbastanza bene. Quale errore che non ti è andato giù? Beh, la sconfitta anche con la Castiglionese, che ci avevamo giocato anche in amichevole in precedenza, un po' tosta. Che ce l'aveva detto già dall'allenamento il mister, che era un po' tosta. Ah, vi aveva avvertito, sì. Che... E invece com'è andata poi? Poi si è perso... Si è perso, questo è importante. E invece l'ultima che... E l'ultima si è giocata con il Sansovino, che si è vinto. Quella è stata una buona partita. Una bella iniezione di fiducia. Tu in che ruolo giochi? Punta. Quindi cioè, il primo anno ci dicevi prima che sono passati, sì, a giocare a 11, quindi com'è stato questo passaggio? Beh, un po' difficile, però l'abbiamo piano piano ingerito. Bene, allora infine conosciamo, ti chiami? Tommaso. Allora, quindi questa ultima partita vi ha un po' tirato su di morale, mettiamola così.
Ecco. E tu, anche tu giocavi in altre squadre l'anno scorso? Sì, anche alla Football Academy. Anche tu eri alla Football Academy? No, nell'Olmo Ponte. Nell'Olmo Ponte. E che cosa, come pensi che andrà questo campionato? Spero bene. Sì. E ruolo? Centrocampista. Centrocampista. Che tipo di lavoro viene fatto, così per farlo capire a... Allora, viene fatto il lavoro che riguarda la parte tecnica individuale, perché ricordiamoci che sono bambini, quindi c'è sia l'aspetto calcistico che l'aspetto educativo e comportamentale. E quindi sta alla bravura degli istruttori e dei responsabili cercare di mettere insieme le più cose possibili per farle a loro metabolizzare. È severo? No, è bravo. Ma dell'allenamento cos'è che vi diverte di più, magari durante la settimana? Quante volte vi trovate? Ci troviamo 3 volte alla settimana. Non è poco, insomma. Con la scuola riuscite, insomma, a fare tutto. E seguite anche la prima, l'Arezzo, vedete allo stadio, siete tifosi, vedo che... Tanto tifosi. E quindi che pensate possa fare la squadra? Beh, gioca bene finora. Sì. Sta facendo un buon campionato e speriamo che continui così. Il vostro preferito? Moscardelli. Moscardelli anch'io. Moscardelli che fa furore. Grazie, in bocca al lupo ovviamente per il campionato. E dove, in che struttura? Noi ci alleniamo il lunedì e mercoledì a Bonconte. A Bonconte di Montefeltro. E il giovedì in Viarno. Quindi anche voi, per i noti problemi, sì, purtroppo campi, siete costretti a alternarsi in attesa di tempi migliori. Poi giochiamo alla nave. Speriamo che arrivino questi tempi migliori, perché insomma è una società professionistica, come lo diciamo e lo diremo tutte le settimane, finché non è possibile che insomma non ci sia una struttura, ecco, che magari possa essere la casa dell'Arezzo. Ci auguriamo insomma che questo possa accadere presto. Allora, ripartiamo con Elettra la primavera. Sì. Che cosa è, come... La primavera, sabato scorso, ha giocato la prima partita di campionato regionale Juniores Primavera, che già aveva affrontato l'anno scorso, però quest'anno ovviamente con l'arrivo in Serie B della prima squadra, la nostra non è più Juniores ma è Primavera. E le ragazze sono comportate molto bene, un buon alla prima per Chialucca contro la Libertas femminile, che è una neonata società lucchese. Hanno vinto per 5-4. Ovviamente una partita sofferta, perché anche nella Libertas ci sono tante individualità di ragazze importanti, perché è una società nuova ma che ha che comunque un passato importante nelle file di altre società, quindi insomma sono ragazze ben sono degli elementi molto validi. La nostra prima squadra, che è seguita da Manuela Tesse sempre e dall'allenatore in seconda Francesco Goretti e da come preparatrice atletica da Consuelo Verbeni, stanno facendo un ottimo lavoro, si allenano spessissimo con la prima squadra per fare un lavoro congiunto. In questa prima partita sono riuscite ad avere diversi innesti comunque dalla prima squadra, complice anche il fatto che comunque sia il campionato della prima squadra, quello di Serie B, era fermo, quindi insomma speriamo che quest'anno anche la primavera possa avere le sue soddisfazioni, perché ci sono veramente tante ragazze in gamba e soprattutto ben predisposte al lavoro e anche al lavoro pesante. E poi ci sono delle pulcine, mi dicevi? Sì, ci sono le pulcine. Beh, noi abbiamo il settore giovanile, che oltre la primavera conta un campionato, una squadra giovanissima che giocano un campionato regionale di calcio a 7, che questo doveva essere partito anche questo la scorsa settimana, sabato scorso, ma poi c'è stato un disguido, un problema di una squadra che si è ritirata all'ultimo momento dal campionato, e quindi inizieranno sabato prossimo. E poi abbiamo le pulcine, in questo momento stanno facendo sia il campionato Pulcini che con le altre società maschili dell'Aretino, che il campionato Primi Calci. E 5 delle nostre pulcine venerdì andranno a Coverciano, al centro federale di Coverciano, per un'iniziativa che si chiama Azzurre per un giorno, e sarà appunto un allenamento ma anche una giornata di gioco e di approccio al campo, organizzata proprio dai tecnici federali del centro di Coverciano. Ma
ci sono, quanti sono queste pulcine che avete? Le pulcine adesso stiamo arrivando, sono oltre una ventina ora. Sono tante? Sono molte, sì, tante bambine. Quindi anche le bambine spalmate, sì, dai 6 fino agli 11 anni. Quindi insomma sono belle, ma poi belle agguerrite, sono insomma. Agguerrite. Hanno fatto una partita ora in... Cerchiamo di non essere mai troppo con le bambine, di dargli il senso vincere, sì, perdere, perché è giusto quando sono così piccoli che comunque sia la vivano come un gioco e apprendano magari il gioco del calcio e i valori che ha dietro. Però insomma si fanno valere anche contro i maschietti. Infine torniamo sulla prima squadra, prima di chiudere, che giocherà, abbiamo detto, con la Federazione Sammarinese, che fin qui è incappata in 2 sconfitte, la prima con questo Padova Ambizioni. Sì, Padova. Quindi, insomma, ha avuto 2 turni abbastanza quindi pesanti, 4-2 la prima giornata e poi ha incontrato come l'Arezzo il Vittorio Veneto, ma anche per capire, diciamo, il valore di questa Federazione Sammarinese, con questo filmato che è del calcio Padova femminile, vediamo proprio all'esordio questo 4-2 del prossimo avversario dell'Arezzo. Riparte il campionato del calcio Padova femminile, riparte con grandi ambizioni, con la formazione biancoscudata che per la prima giornata del campionato di Serie B ospita la Federazione Sammarinese neopromossa dopo aver vinto la scorsa stagione il proprio girone di Serie C. Ma non è una matricola qualunque, la squadra di San Marino anzi si rivela un osso duro, ben messo in campo e anche forte fisicamente, va più vicino al gol al quarto d'ora con questo destro di Canini che termina alto, ma il Padova ha fame di vittoria. Vittoria, si conferma squadra in crescita. Al 16° minuto trova il vantaggio con questa bellissima imbucata di Claudio Ferrato che serve Rossella D'Antonio, che scarica così sotto la traversa il primo gol del Padova nel campionato 2016-2017. Un Padova che convince e sfiora il raddoppio in alcune occasioni nel primo tempo, come in questo caso col colpo di testa di Chiara Sarin che finisce fuori. Nel secondo tempo però si distrae un po' troppo la difesa biancoscudata, Chiara Sarin perde palla ed arriva anche il pareggio di San Marino al 5° minuto con Dulbecco. La palla è entrata nonostante il disperato tentativo di salvataggio sulla linea di Tecla Pettenuzzo e così è 1-1 tra Padova e Federazione Sammarinese. Il Padova però non ci sta e guardate che azione stupenda che il nuovo acquisto Anna Carli compie al quarto d'ora della ripresa, praticamente si fa più di metà campo palla al piede, salta tra avversari, arriva in area, la sua botta colpisce la traversa e poi anche sul tappino, non è fortunata l'attaccante biancoscudato che guadagna soltanto un calcio d'angolo, ma dal calcio d'angolo successivo arriva il 2-1 firmato a Alessia Mazzucato che così riporta in vantaggio il Padova e bagna nel migliore dei modi Alessia Mazzucato la sua prima partita in campionato da capitano. Il Padova che a questo punto che vola sulle ali dell'entusiasmo e al 28° minuto trova anche il tris, questa azione insistita che vede il cross di Marianna Fabruccio, arriva Claudia Ferrato, il primo tiro parato, poi il tappino a porta vuota è facilissimo, è 3-1 a segno anche il bomber biancoscudato. Rivediamo la sua prima conclusione parata in qualche modo al portiere, poi ribadisce rete Claudia Ferrato che ha il merito 12 minuti più tardi di guadagnarsi anche il calcio di rigore che in pratica chiude i conti, un calcio di rigore netto per l'atterramento del portiere Giorgi. Dal dischetto si presenta come al solito Chiara Sarain che calcia un bolide angolato e firma il 4-1. Va tutto bene al Padova che però subisce il secondo gol in maniera un po' controversa quando siamo al 4° minuto di recupero, vedete Chiara Sarain che rimane a terra, l'arbitro non fischia nonostante le grida di dolore del difensore biancoscudato e così Prenga su assist di Paganelli può segnare quello che è comunque un inutile 4-2. Le proteste della squadra biancoscudata durano poco anche perché dopo pochi minuti l'arbitro fischia la fine. Buona la prima per il calcio Padova femminile che batte 4-2 la Federazione Sammarinese, può esultare davanti ai propri tifosi. Prossimo impegno per la seconda giornata di campionato domenica prossima in casa del Pescara. Abbiamo visto, cioè, al di là dei 4 gol presi, comunque si diceva che è una formazione anche fisicamente ben messa, poi questa gara mi sembra senza storia, però è da affrontare in casa. Il San Marino sicuramente è una squadra che
potrebbe essere alla nostra portata, ma non sarà semplice riuscire, perché comunque sia è ben organizzata, ben strutturata e è partita sicuramente bene in questo campionato di Serie B. Ora, al di là del risultato, però in campo schiera veramente tanta passione, tanta grinta e tanta voglia di arrivare, quindi insomma noi che tra l'altro giocheremo sul campo del San Marino, per noi sarà una gara tosta, ma più o meno come lo sono un po' tutte, cioè semplicemente da lavorare e da cercare di approcciare la partita nella maniera più lucida e serena possibile. Bene, grazie a Elettra, grazie a Elettra Fioghini, grazie a Giacomo Gorgoni, agli esordienti B dell'Arezzo, ci rivediamo la prossima settimana.